In nome del federalismo si voleva insinuare l'idea di un nuovo tipo di presidenzialismo, si voleva essenzialmente, in nome del federalismo, cioè della diversità delle regioni, della necessità di ogni regione di avere una propria potestà, insinuare l'idea di un potere unico che abbraccia tutto, con due falsificazioni fondamentali, che il regionalismo in Italia c'è già, le regioni sono dettate dalla Costituzione e dagli anni 70 ci sono le regioni, e vi dirò, non sempre tutto è meraviglioso, perché avere le regioni così come sono state realizzate significa avere non un Parlamento, ma tanti parlamenti, quanti ci sono, quante regioni ci sono, e anche parlamenti molto costosi, perché quasi tutte le regioni, non tutte, quasi tutte le regioni hanno dei parlamenti dove i parlamentari regionali hanno sostanzialmente degli emolumenti pari a quelli del Parlamento nazionale, e poi naturalmente a cascata tutta una quantità di strutture complicatissime, la sanità, tutto. Quindi c'è anche, diciamo, le regioni sono anche una colossale fonte di reddito, nel senso che è anche fonte di commissioni, di come posso dire, di convenzioni, di appalti, di decentramento di lavori, certo? Le regioni sono anche un grande affare, ma le regioni c'erano già. Cos'era il federalismo? Era più potere alle regioni, ma potere di regioni ce l'hanno già parecchio. In nome di questa accentuazione del regionalismo si voleva costruire un potere presidenziale. Ora ci siamo di nuovo, però diciamo che questo per adesso non voglio dire nulla, non sono venuto qui a parlare, diciamo, degli aspetti terrificanti dell'attualità politica, quello che c'è di buono nel referendum del 2006 è che la riforma che era stata voluta e imposta da una parte politica contro l'altra è stata bocciata in maniera sonora dal popolo italiano, che è andato a votare in una proporzione imprevedibile, e che in una proporzione imprevedibile che non ha rapporto con la differenza del voto per i partiti, perché molti elettori del centrodestra hanno votato contro il centrodestra per salvare la Costituzione. La Costituzione è stata salvata, non solo è stata salvata, in un certo senso è stata riscritta, perché quando fu promulgata era solo il frutto dell'Assemblea Costituente e non ci fu un atto, come posso dire, di plebiscito a favore o contro la Costituzione. Il popolo italiano non si pronunciò, mandando mandando Teresa Mattei alla Corte Costituzionale, all'Assemblea Costituente, quindi mandando persone come Teresa Mattei all'Assemblea Costituente, e quindi in un certo senso il suo lavoro l'aveva fatto come massa eleggente, però non c'era stata un'approvazione. Questa c'è stata nel 2006. Nel 2006 la Costituzione è stata confermata e in un certo senso riscritta volontaristicamente dal popolo italiano. Adesso dobbiamo affrontare una nuova tornata, ricominciano a dire non va bene. Io penso che vada benissimo e che non abbia senso cambiarla, perché le costituzioni non sono come le leggi, che sono adeguate al momento. Tutti quelli che dicono che la Costituzione va cambiata non fanno altro che ripetere che bisogna fare come in America. In America hanno fatto la Costituzione, si tengono quella e non l'hanno mai cambiata. Poi ci sono dei posti dove le costituzioni possono addirittura non esserci, mi sembra buffo, ma in posti come in posti, in paesi anche celebri come la Gran Bretagna, la Costituzione non c'è. Non c'è perché lì vale il principio della common law, del diritto consuetudinario. Cioè certe cose non si possono fare, non c'è nemmeno bisogno di dire perché. Per esempio in Inghilterra un monopolista televisivo non potrebbe mai diventare presidente del Parlamento, mai, ma non perché è scritto da qualche parte, semplicemente perché è diventato giusto, perché non si può fare, non si può fare perché chi ha i mezzi di comunicazione non può essere l'arbitro della politica. E quindi c'è una, diciamo, allora voi direte, allora che serve scrivere la Costituzione? Serve perché
Noi siamo, viviamo in un mondo di diritto, come si dice, normato. Noi siamo il prodotto del diritto romano e quindi bisogna scrivere tutto per il filo pezzo. Però per esempio durante il Medioevo, anche qui in queste terre, c'era il diritto consuetudinario, non c'era il diritto romano. Noi abbiamo avuto una parentesi molto interessante di diritto consuetudinario, però l'abbiamo come, è come una specie di messa da parte, è un'esperienza collaterale, però molto sapiente. C'erano per esempio gli usi civici, gli statuti comunali, che sono pieni di saggezza, di grandi insegnamenti. La vita medievale era molto diversa da quella di oggi, diciamo, semplifichiamo così, e possiamo mantenerla come un oggetto di studio. Noi abbiamo la Costituzione. La Costituzione non è una cosa che va ammirata in modo spettrale, è un grimaldello utile per chi vuole essere un cittadino attivo. Quelli che non vogliono essere cittadini attivi non ne hanno bisogno, però ne traggono i frutti lo stesso, consapevoli, senza saperlo. Io penso che la cosa fondamentale sia la consapevolezza e l'esercizio della critica. Penso che non convenga mai essere troppo soddisfatti, e penso che soprattutto non bisogna essere soddisfatti di se stessi.